Scendono in campo Prima Valle e Alitalia nel girone A della Serie B. Questo è un match di cartello, le squadre posizionate ai vertici alti della classifica. È iniziata la partita che vede il Prima Valle muovere il pallone, riconquista l'Italia. Si gira il capitano, palla sul destro, lo fa partire, bravo il portiere a distendersi, a deviare in calcio d'angolo. Muove il pallone il Prima Valle, avanza il numero 22 che poi calcia potentissimo, la palla si riabbassa, si trattava di Tindaro che però non riesce ad impensierire il portiere avversario. All'Italia che ribalta il fronte, palla sventagliata in avanti, la palla che squiscia dopo il velo del difensore, si è preso un bel rischio qui. Schema su, calcio di punizione, riesce a ripartire veloce ingannando gli avversari, l'Italia, il tocco dentro, bravo il portiere a deviare in calcio d'angolo, si apre in spaccata. Calcio di punizione, palla sul mancino, c'è la risposta perentoria del portiere, vediamo se riesce a ripartire il Prima Valle, lo fa affidandosi al numero 22, il traversone in avanti, scavalcata la difesa, può calciare il numero 7, lo fa senza riuscire però a inquadrare la porta. Tocco centrale, giro palla comodo con l'Alitalia che cerca di schermare, buca però il intervento del difensore, il tiro di destro che termina alto. Si conclude a reti bianche il primo tempo, 0-0 dopo i primi 25 minuti di gioco, è riniziato adesso il match, la palla è tra le mani del portiere dell'Alitalia, ancora Prima Valle che rischia qualcosa, pallone perso, può ripartire l'Alitalia, calcia il capitano con il destro, bravo il difensore a metterci una pezza, pallone ancora vivo però, sempre tra i piedi del numero 21 dell'Alitalia che apre adesso con l'esterno. Esce il difensore a coprire il traversone, dentro, colpo di testa, la palla che sbatte sul palo, torna in campo e viene allontanata. Insiste adesso, bravo a vincere il contrasto fisico, il difensore qui può far ripartire il compagno, bella la palla in verticale, la conclusione con il destro, il portiere la controlla prima di vederla spingersi fuori. Tocco centrale, in avanti. Colpo del numero 5, bravo a calciare forte verso la porta, ingannato il portiere proprio sul suo palo, un errore che costa caro questo all'estremo difensore del Prima Valle, ha segnato il numero 5 dell'Alitalia, una marcatura importantissima, fondamentale ai fini della classifica finale. E finisce qua l'Alitalia proprio allo scadere, porta a casa i tre punti. Quando sembrava tutto ormai perso, arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara, è 1-0 al termine dei 50 minuti.